come fare a cercare l'oro. E intanto si cerca anche di capire più che il come il dove. E quindi siamo tutti qua per imparare. Vedo sempre cose nuove, tecniche nuove, modi di ragionare diversi, e si cerca di capirci qualcosa. Allora, nella prima fase vediamo che il sedimento viene messo all'interno del piatto, il piatto viene posto in acqua, viene shakerato con energia senza andare a disperdere il sedimento. Si possono rimuovere lavandole le pietre più grosse in quanto non ci interessa. In alternativa si può già posizionare un setaccio precedentemente per toglierle. Si può lavare il sedimento così com'è, se non tutto il sedimento che raccogliete con la pala dentro il piatto si lava fino a trovare le palizze d'oro all'interno. Poi a un certo punto si inizia ad andare a eliminare ciò che oro non è utilizzando gli scalini. L'oro essendo pesante va a concentrarsi al fondo nel sedimento rimanente. Si fa tutta la procedura sempre utilizzando l'acqua, perché è il principale mezzo con cui riusciamo a concentrare i minerali pesanti all'interno. Vi faccio notare che si sta scurendo la sabbia in quanto c'è una maggiore componente di magnetite e di granato. Ecco, si alterna questa fase di lavaggio alla fase di shaking, cioè di vibrazione, in cui l'oro cerchiamo sempre di tenerlo nelle posizioni più profonde del sedimento, in quanto, come vi ricordo sempre, l'oro è un minerale molto pesante. Quindi quando rimane così poco sedimento si tende ad aprirlo. Sì, nelle ultime fasi si può anche utilizzare, se il piatto lo consente, se ha quel design, la porzione che ha dei scalini molto più fini, e poi si va ad aprire leggermente e si vede una prima pagliuzza. Quindi idealmente si utilizza questo processo nelle fasi di prospezione iniziali per capire la quantità di oro nel sedimento. E poi in generale si può anche proprio usare questa tecnica per andare a coltivare le ghiaie aurifere. Qua stiamo lavorando in una maniera più purista, nel senso che non ho visto nessuno setacciare prima di venire al fiume. Detto che nei miei primi anni in cui scavavo portavo tutto, cioè riempivo i secchielli e mi portavo i secchielli al fiume. Poi dopo mi sono rotto le scatole e semplicemente ho deciso che era meglio setacciare in sito e poi portare solo più, invece di 40 secchielli al giorno, portarne solo più quei 18-17 che contengono la stessa sabbia aurifera. Semplicemente i sassi li lasciavo in sito dove scavavo, anzi li utilizzavo per ripristinare correttamente, perché è sempre conveniente ripristinare, e poi i buchi devono sempre andare chiusi per legge. No, e questo era lo scarto. Morale, bisogna lavare un po' meglio. Sarà quasi un decimo. Come giornata oggi in studio, per imparare le tecniche è importante avere non tanto la quantità, quanto avere la certezza relativa, che non c'è mai certezza in questo settore, di avere qualche piuzza nel piatto. Poi, una volta che le tecniche le imparate, ecco, sicuramente potreste usarle anche su altri rii e torrenti. E ci sono molti rii e torrenti in Italia inediti, specialmente alcune località di queste, che sono ancora molto ricche, e quindi potreste avere grandi soddisfazioni. E quindi voi dovreste più o meno guardare dove ce n'è di più e di conseguenza scavare. Forse prima o poi dovrei scavare anch'io di oggi. Ecco, questo è un piccolo settaccino che mi piace molto, perché con questo si possono cercare anche delle pietre preziose. Ci sono ancora molti posti in questa punta, chiamata punta motocross, che sono ancora ricchi di pagliuzze. Comunque si parla di quantitativi non economici, però dal punto di vista hobbistico si possono ancora trovare delle soddisfazioni. La mia attrezzatura, piatto concentratore, setaccio di un ventilatore, una zappetta del giardino, la sessola della caldaia, tutto fai da te. Sì.